Ciao a tutti. Allora, quanti di voi hanno intenzione di comprare una casa qui in Brasile? Beh, io penso molti, perlomeno da quanto leggo nei vari commenti o magari quando parliamo durante una live. E questo, tutto sommato, la trovo una bella cosa. Quindi, proprio per voi che state per fare o che volete, avete intenzione di fare questo grande passo, io ho scelto alcuni piccoli consigli per voi, appunto, che volete acquistare una casa qui in Brasile. Consigli che magari chi non conosce bene il Brasile, magari certe cose o non ci ha pensato o non le conosce. Quindi, come sempre, non perdiamo tempo, andiamo a vedere appunto di cosa sto parlando. Beh, allora, acquistare un immobile è praticamente un sogno di tutti, siamo sinceri, ma specialmente per i brasiliani. Per loro affittare una casa, o meglio pagare l'affitto, è una tra le cose più stupide che esistono. Io sinceramente su questo punto non dico niente, perché è ovvio, avere una casa propria sarebbe l'ideale. Però, siccome io non l'ho mai avuta, sono sempre andato in affitto, uguale, come dire, la mia famiglia e la maggior parte delle persone che conosco, quindi per me pagare l'affitto è, oserei dire, normale. Però, torniamo al punto di prima, è ovvio che chi ha la possibilità di avere una casa di proprietà, beato lui. Però, per esempio, non c'è niente di più brutto, mettiamo in questo modo, che dopo aver acquistato una casa, per esempio qui in Brasile, venga un agente della società dell'energia elettrica per staccarti appunto l'energia elettrica, la corrente. Per quale motivo? Perché il vecchio proprietario non aveva pagato le bollette. Questo è solo un esempio che ne riparleremo dopo, però è una cosa che può succedere. Ma in ogni caso, qual è la prima cosa da fare? Beh, è sapere se quell'immobile ha dei problemi, diciamo, legali. E come fare? Beh, tutto sommato oggi, grazie a internet, non è così complicato. Quindi si può benissimo iniziare, come dire, la ricerca, controllando appunto i registri pubblici, che la maggior parte sono online. Oppure andare direttamente a visitare, a chiedere all'ufficio del registro locale. Un altro, a mio parere, grave problema che bisogna proprio evitare è quello di acquistare un immobile finanziato, e lo sottolineo, finanziato, direttamente con il proprietario. Qui bisogna stare attenti, io quindi cercherò di spiegarmi bene. Cosa voglio dire dicendo comprare un immobile finanziato direttamente con il proprietario? Beh, facciamo un esempio, giusto per capirci. Immaginiamo che io abbia comprato una casa qualche anno fa e questa casa mi sia costata 400.000 reali. Ok, io pago le prime rate del finanziamento, del mutuo, chiamiamolo come volete, arrivo a metà, arrivo a pagare 200.000 reali. Poi però, per qualunque motivo, decido di vendere la mia casa e quindi arriva un possibile acquirente, appunto, volendo acquistare la mia casa, che però è ancora finanziata, perché, ripeto, io ho pagato le prime rate del mutuo fino a metà, però mancano ancora altre metà. Bene, allora, in questi casi come si potrebbe procedere? Beh, allora, ammettiamo che tu che mi stai vedendo vuoi comprare appunto la mia casa che costa 400.000, di cui ho già dato 200.000. Bene, tu mi dovrai dare 200.000 reali che io ho già pagato. Gli altri 200.000 che rimangono, diciamo che hai alcune possibilità. Quindi puoi praticamente andare in banca insieme a me, insieme al proprietario, e volendo, come si dice qui, chitar la divida, quindi pagare completamente i 200.000 reais che mancano. Sinceramente
Questa potrebbe essere una possibilità e forse la banca ti potrebbe anche fare un piccolo sconto, però non sono molto sicuro. Oppure potrete tu e il vecchio proprietario andare sempre in banca e chiedere di trasferire il finanziamento che ha fatto il proprietario a vostro nome. In questo modo voi pagherete le rate che mancano al prodotto. Però sinceramente non ho idea se la banca accetterebbe una cosa del genere, se accetterebbe di cambiare, come dire, il titolare del finanziamento. Non lo so, ho qualche dubbio, però è una cosa che teoricamente si potrebbe fare. Ma in questo caso la maggior parte delle persone come fanno? Beh, in un modo molto semplice, quindi danno sempre, in questo caso, in questo esempio, 200.000 reais che il vecchio proprietario ha già pagato. Dopo, cosa succede? Le rate del mutuo sarai tu, il nuovo proprietario, a pagarle, però saranno sempre a nome del vecchio proprietario, perché non è stato cambiato il titolare del finanziamento. Quindi voi pagherete, voi darete i soldi, però, come dire, la rata del mutuo sarà sempre a nome del vecchio proprietario. Questo è, come dire, un sistema che qui viene usato diciamo più facilmente, proprio per evitare di andare in banca, di fare cose burocratiche. È una specie di accordo che potrebbe avvenire tra il vecchio proprietario e quello nuovo. Quindi anche in questo caso però c'è una procedura da fare. Sia tu che vuoi acquistare l'immobile, sia il vecchio proprietario, dovrete andare insieme al cartorio della vostra città, della città dove c'è questa casa, questo immobile, e redigere appunto un contratto di compravendita. Questo tipo di sistema appunto di acquistare un immobile, cioè tu paghi le rate che mancano, però il mutuo, diciamo, è ancora il nome del vecchio proprietario, qui viene chiamato contratto a cassetto. E poi cosa succede? Vabbè, allora, se va tutto quanto bene, se avete fatto tutte le cose in regola, una volta pagato l'intero importo del mutuo, quindi l'intero immobile, sarà necessario che sia tu che il vecchio proprietario dovrete andare di nuovo al cartorio per appunto redigere l'atto finale. In questo modo alla fine la casa sarà tua, punto. Però questo se va tutto quanto bene, perché può anche succedere, per esempio, che un erede del vecchio proprietario muoia. Allora lì sono problemi. Per quale motivo? Perché nel caso appunto un erede, un familiare del vecchio proprietario dovesse morire, la prima cosa che lui, il proprietario, dovrebbe fare è andare immediatamente o comunque più velocemente possibile da un avvocato per poter avviare quello che qui si chiama inventario, o meglio il processo dell'inventario, che è una cosa, a mio parere, complicata e molto, ma molto costosa, ve l'assicuro. E perché deve fare questo? Perché avendo un erede, un familiare, diciamo, che è deceduto, la casa, essendo ancora a nome del proprietario, farebbe parte del patrimonio, di, appunto, di tutto questo inventario che deve essere fatto. E se poi questo vecchio proprietario, chiamiamolo così, avesse anche un erede minore di età, sarebbe ancora peggio. Per quale motivo? Perché questo giovane, essendo ancora minorenne, non potrebbe, come dire, firmare determinati documenti per poter vendere la casa. Quindi ci sarebbe da aspettare che questo erede minorenne diventasse maggiorenne per poter fare tutto. Quindi sono delle cose che uno non ci pensa, ma credetemi, può succedere. Addirittura vi posso anche dire che una cosa del genere è successa proprio a mio cognato. Allora, cos'è capitato?
Allora, appunto, uno dei miei cognati ha comprato una casa direttamente col proprietario e, come appunto ho detto prima, purtroppo nella famiglia del vecchio proprietario c'è stato un morto, è morto un familiare, però il vecchio proprietario, non mio cognato, il vecchio proprietario non ha fatto l'inventario. E questa è una cosa un po' strana, perché teoricamente per legge uno dovrebbe farlo, però proprio perché, come ho detto, è una cosa complicata, ma più che altro molto costosa, alcune persone decidono di non fare questo inventario. Ok, da una parte nessun problema, mio cognato, come dire, non perde la casa, non va, che ne so io, la polizia a casa di mio cognato a dire: uè Ciccio, adesso tu vai via di qua perché il vecchio proprietario non ha fatto l'inventario. No, queste cose non succedono. Però cosa succede? Che pur mio cognato, avendo già pagato completamente la casa, quella casa non è sua, nel senso che non c'è nessun documento che dice che la casa è di quella determinata persona. La casa è ancora a nome del vecchio proprietario. Però diciamo che non è tutto perduto, perché qui in Brasile c'è una legge che è chiamata legge del capion. E cosa dice questa legge? Beh, in teoria è molto semplice. Chiunque per 15 anni, ok, 15, non 14, non 16, 15, senza interruzione, né opposizione, né niente, possiede un bene come proprio, acquista il bene. Quindi, in poche parole, mio cognato, giusto per riprendere l'esempio che ho fatto prima, dopo che saranno passati 15 anni dal momento che lui ha, come dire, acquistato la casa, potrà chiedere al giudice di dichiararla come proprio con una sentenza, e che questa sentenza varrà come titolo per la trascrizione nell'ufficio del registro. Quindi tutto questo discorso è appunto nel caso uno comprasse un immobile direttamente col proprietario. E vi dirò una cosa, io se un giorno riuscirò a comprarmi una bella casetta, vi assicuro che non la comprerò mai direttamente col proprietario. Qual è il vantaggio di fare in questo modo? Beh, che potrete risparmiare un po' di soldini. Per quale motivo? Perché se voi aveste i soldi disponibili per comprare quella casa, potrete, come dire, trovare un accordo col proprietario. Quindi, nell'esempio che ho fatto all'inizio, la mia casa vale 400.000 reali. Se qualcuno venisse a dirmi: Franco, io ti do 350.000 per la tua casa, me la dai? Io sicuramente direi di sì. Quindi, capite, c'è questo, come dire, vantaggio che, parlando direttamente col proprietario, si può trovare un accordo e quindi risparmiare un po' di soldini. Però perché io, Franco, non lo farei mai? Perché io in qualche modo sono rimasto, come dire, scottato dalla burocrazia che ho dovuto fare per venire qui, per avere il visto, per sposarmi, per tutto. Giuro, l'ho già detto tante volte, sia io che mia moglie siamo letteralmente diventati matti. E quindi io penso perché, come ho detto, non ho mai comprato una casa in vita mia. Però io penso che acquistare una casa sia piuttosto complicato dal lato burocratico. Abbiamo parlato di cartorio, di registro, del giudice, di questo e quell'altro. Quindi c'è da fare un bel po' di documenti. Allora io, Franco, se un giorno comprerò la mia casa, sicuramente la comprerò tramite agenzia. Per quale motivo? Perlomeno ci pensano loro a fare tutto quanto, anche magari preparare documenti, io dovrò solamente firmare e pronto. Questa è una cosa mia, però è una cosa che è possibile fare tranquillamente e, come ho detto, c'ha anche i suoi vantaggi.
Un'altra cosa importante che bisogna fare prima di acquistare una casa qui in Brasile è sapere come questa proprietà è in contatto, diciamo così, con il municipio, col comune, con la città. Cioè, per esempio, sapere se ci sono degli arretrati con l'IPTU. L'IPTU è, in parole povere, la tassa della casa, la tassa di proprietà della casa. Oppure, una cosa più che può succedere più frequentemente, è sapere se il piano immobiliare è in qualche modo corretto in base alle dimensioni della casa. Per quale motivo? Perché qui in Brasile è una cosa, oserei dire, molto comune costruire, che so io, una casa di 80 metri quadrati, depositare questo piano al comune, ma poi però col tempo aumentare le dimensioni di questa casa, magari costruendo un piano sopra, senza però inserirlo nel piano originario, quindi senza andare al comune dicendo: beh ragazzi, guardate che io ho aggiunto un piano, quindi la mia casa non è più di 80, è di 120. Faccio un esempio. Questa è una cosa qui molto comune da fare, però diciamo che tutto sommato può sembrare strano, ma non è un grande problema. Forse la cosa più importante in questo contesto è appunto sapere se l'IPTU, questa benedetta tassa sulla casa, è tutto quanto in regola, non ci sono arretrati. Però anche questa cosa dell'IPTU, diciamo che è molto difficile che succeda. Per quale motivo? Perché quando, come dire, si cambia proprietà, quindi quando uno acquista una casa nuova, lo studio notarile, il cartorio, quello che è, chiede già di presentare quello che qui si chiama valore venale dell'immobile. E questo si basa, appunto, sull'IPTU. Oppure il contrario, l'IPTU si basa sul valore venale di quell'immobile. Quindi, in poche parole, se quando uno cambia proprietà, acquista una casa, vedono subito, immediatamente, che ci sono delle rate dell'IPTU non pagate, o magari anche degli anni che non è stato pagato, questo viene subito notato e in questo modo c'è la possibilità, appunto, di regolare tutto quanto. Ora, può succedere che magari questo valore di IPTU arretrato, diciamo così, sia anche piuttosto elevato. Però allora in quel caso come si fa? Si parla in qualche modo, ci si mette d'accordo col vecchio proprietario, con il venditore, per poter detrarre questo importo, come dire, dal valore della casa. Ma finora abbiamo parlato di case singole, però chi vuole comprare per esempio un appartamento? Beh, in questo caso è più o meno simile, nel senso che in questo caso sarebbe meglio verificare con l'amministratore di questo condominio dove c'è questo appartamento per accertarsi appunto che non ci siano arretrati condominiali, quindi rate che magari delle spese di condominio che il vecchio proprietario non ha pagato, e anche per conoscere le norme condominiali. Faccio un esempio: sapere se in quel condominio, in quell'immobile, è possibile tenere degli animali o no, è solo un esempio. Ma torniamo a quello che ho detto proprio all'inizio. Un altro consiglio, un altro accorgimento da fare, da tenere presente, è quello appunto con la compagnia elettrica. E quindi sapere se tutte le bollette sono state pagate nel momento giusto. Per quale motivo? Allora, qui succede in questo modo. Se voi non pagate per tre volte la bolletta della luce, la compagnia elettrica praticamente vi toglie la corrente. Questo appunto se non pagate tre bollette. Però può succedere che il proprietario abbia appunto tre bollette da pagare. Allora cosa fa? Paga solamente l'ultima, lascia le due precedenti non pagate. In questo modo la società elettrica non vi toglie la luce, non vi toglie l'energia elettrica,
Però ci saranno sempre due bollette non pagate e dopo toccherà a voi a pagarle e a regolare tutto quanto. Quindi, ripeto, sono cose che magari uno non ci pensa, però è sempre meglio prima di comprarla, proprio prima di pagare, prima di avere questa benedetta casa, andare a controllare queste cose, è facilissimo da fare. Quindi questo vale per l'energia elettrica, per l'acqua e anche per il gas. Ma ok, immaginiamo che non ci siano nessuno di questi problemi. Ok, ci sono però altre cose da tenere presente prima di acquistare la casa. Per esempio, qui in Brasile è molto utile sapere quanto è sicuro il quartiere dove c'è questa casa, dove c'è questo immobile. E come? Beh, parlando con i vicini, parlando magari anche con altre persone che magari conoscete. Io per esempio qui di Sorocaba so che ci sono alcuni quartieri non molto affidabili, come so che ci sono dei quartieri molto tranquilli, molto belli. Quindi parlando con alcune persone già potrete avere un'idea. Altra cosa da fare sempre in questo senso è visitare non tanto la casa, ma il quartiere, i dintorni di quella casa, sia di giorno che di notte. Per quale motivo? Per capire com'è il movimento lì vicino. Non è tanto una questione di sicurezza, perché ammettiamo che il quartiere non sia, come dire, pericoloso. Però può succedere benissimo, ve l'assicuro, che uno compra magari una bella casa che gli piace, che costa anche poco, però magari lì vicino c'è un bar dove tutte le sere fanno festa, fanno casino, si ubriacano, fanno qui e fanno là. È di una regolarità qui che voi non avete idea. Oppure, altra cosa che può succedere, specialmente diciamo in periferia, specialmente alla sera o nei fine settimana, molte persone giovani hanno la brutta, lasciatemelo dire, brutta abitudine di fare, come dire, delle piccole feste all'aperto. Qui è incredibile, troverete delle auto con degli impianti stereo da fare invidia a una discoteca. E quindi molte persone, ripeto, giovani, giovanissimi, hanno questa brutta abitudine di stare con l'auto a tutto volume, specialmente la sera, bevendo, facendo casino, facendo cagnara, e non è una gran bella cosa, sinceramente. E questo, ripeto, lo potrete scoprire più che altro alla sera o nei fine settimana. Per quello ho detto, andate a vedere com'è il dintorno di quella casa di giorno, ma soprattutto di sera e anche appunto nei fine settimana. Un'altra cosa sempre riguardo, come dire, alla sicurezza, si può notare dal tipo di case che ci sono lì vicino. Se la maggior parte delle case di quel quartiere, di quella zona, hanno dei muri molto alti, filo spinato, recinzioni elettriche, altre cose, i portoni completamente chiusi, beh, allora vuol dire che quel quartiere, diciamo, non è proprio molto affidabile. C'è da dire, questa cosa qui prendetela però un attimino con le molle, perché trovare, perlomeno io mi baso su Sorocaba, trovare delle case che non abbiano tutte queste cose è molto difficile. La maggior parte hanno sempre dei muri alti, la maggior parte, moltissime case hanno telecamere di sicurezza, hanno il filo spinato sopra il muro. Questo veramente, oserei dire, sia nei quartieri di periferia, sia nei quartieri un po' malfamati, ma anche nei quartieri belli. Però perlomeno avrete un'idea di come potrebbe essere l'ambiente da quelle parti.
E questo dipende più che altro dalla città, dalla zona in cui voi andrete, però è anche utile andare magari a cercare online, nei vari quotidiani, nelle varie notizie, se la regione appunto dove andrete ad abitare, dove voi comprerete la casa, soffre di inondazione, perché qui è molto comune. Dipende molto dalla zona, dipende molto dalla città. Però è una cosa che qui succede spesso, appunto, che quando piove le strade si allaghino completamente e quindi trovarsi l'acqua in casa, specialmente in una casa appena comprata, non è che sia proprio una delle cose più belle che ci siano. E sempre in questo caso sarebbe meglio non comprare una casa vicino ad un corso d'acqua, e non sto tanto parlando di un fiume, di un lago. Qui è molto facile trovare delle specie di rigagnoli, chiamiamoli in questo modo, non so nemmeno come poterli dire. Sono dei posti dove passa l'acqua, ed è molto facile trovare delle case proprio quasi sulla sponda. Io eviterei molto di fare una cosa del genere, perché il rischio di avere dei problemi quando piove, e sapete che qui piove molto e molto forte, è qualcosa di molto probabile. Quindi ragazzi, questo video proprio l'ho fatto per voi, perché appunto mi sono accorto che sono contento. Molti di voi hanno questa intenzione di comprare una casa. Però è quello che dico sempre, il Brasile non è l'Italia, quindi è vero che alcune cose bisognerebbe stare attenti da qualunque parte, però qui in Brasile ci sono delle cose, scusate se mi ripeto, che vanno tenute in considerazione. E quindi ho voluto in qualche modo darvi nel mio piccolo dei piccoli consigli prima di acquistare una casa. Perché, torno a dire, sono tutte cose che magari ora che ve le ho dette, uno potrebbe dire: ma Franco, queste cose qui lo sappiamo tutte. Non è vero, perché ci sono cose che uno sul momento non ci pensa, ci pensa dopo. Quindi è meglio pensarci prima per evitare tutti i problemi che ho potuto elencare. Ok? Quindi spero che anche questo video sia stato interessante e vi sia stato utile, e noi ci vedremo nel video prossimo, ok? Ciao!